Tutti gli appassionati del sociale, una cordiale buonasera. Oggi parliamo di economia, di opportunità per le imprese che ricadono sul territorio, in particolare sulla città di Sulmona. Con eh, il bando che si rivolge all'area di crisi semplici, meglio definirle, non complesse. E eh, fra l'elenco rientra appunto il capoluogo peligno. Noi eh, ne parliamo con due figure professionali, Valerio Gianandrea. Buonasera. Buonasera a voi. E Francesco D'Antuono, buonasera. Buonasera a tutti. Entrambi eh, eh, insomma, si occupano di, di guida alle imprese con. Eh, proprio a che fare con, con i bandi di, di questo genere. Allora io eh, partirei subito dalla prima. Eh, domanda mh, per vedere che occasione effettivamente e concretamente è questa del bando eh, rivolta alle divisi non compresse per la città di Sulmona. Sì, eh, diciamo è un'occasione importante, perché eh, per il secondo anno consecutivo vengono messi dei fondi a disposizione solamente destinati alla Valle Peligna. Bisogna dire, però, fare una precisazione perché, eh, differentemente dal precedente bando, questi uh, sono dei finanziamenti destinati alle aree di, di crisi non complesse, che sono state individuate nell'ottobre scorso 2016 eh, dalla regione Abruzzo, tra cui ci sono anche i comuni limitrofi alla Valle Peligna, ma non solo perché c'è anche l'area di crisi non complessa del Terramano, l'area di crisi non complessa del, del, di Avezzano e della Marziga, eh, del Chietino, dell'interno pescarese, che sono appunto destinatari di fondi specifici che possono essere utilizzati e spesi per il miglioramento dell'attività produttiva in particolar modo per l'innovazione. Quindi sono eh, diciamo, risorse importanti che eh, invito l'intera collettività a eh, utilizzare per investimenti per l'innovazione tecnologica all'interno delle proprie aziende. Beh, parliamo, avvocato, di un investimento complessivo pari a eh, 1.650.000 euro, quindi insomma il fondo eh, non è affatto esiguo, è un'opportunità non indifferente, però io vorrei entrare eh, proprio nel dettaglio del bando per vedere, abbiamo detto a chi è rivolto alle imprese che ricadono sul territorio, ecco, quali sono eh, i termini e, e come si può fare, qual, qual è l'iter da seguire. Sicuramente sì, è un'opportunità da non trascurare per tutte le imprese che ricadono nel, nei territori individuati nel bando, quindi tutte quelle imprese che sono state considerate dal Ministero dello Sviluppo Economico come mh, aree di crisi. Eh, crediamo e riteniamo che eh, questo bando sia un'importante opportunità per mh, rilanciare il tessuto economico del, del, delle aree interessate, in particolare del... Del, del centro Abruzzo e di Sulmona ed è un bando quindi rivolto a quelle imprese che eh, intendono eh, effettuare del, degli investimenti per eh, effettuare delle innovazioni di eh, processi produttivi o eh, proporsi sul mercato con, con dei nuovi prodotti. La dotazione finanziaria messa a disposizione non è eh, sicuramente trascurabile e il contributo concedibile alle piccole e medie imprese che intendono partecipare alla domanda eh, è un contributo a fondo perduto che eh, varia dal 30 al 50% a seconda della, della richiesta del, dell'azienda proponente, dell'azienda dell partecipante. E, è un bando che richiede la necessaria collaborazione di imprenditori e professionisti perché tra le spese ammissibili a finanziamento in questo bando vediamo che è inserita anche l'innalzamento e l'adeguamento del delle unità produttive eh, rispetto alla eh, sicurezza sismica. Quindi c'è anche, eh, anche la possibilità di intervenire con delle opere di miglioramento sismico e mh, sostanzialmente il bando eh, contribuisce a rafforzare la sicurezza nei, nei luoghi di lavoro di tutte quante le, mh, le imprese. Eh, le, le aziende che intendono partecipare al bando ovviamente dovranno eh, presentare eh, un apposito piano di impresa eh, Entro la data del 28 giugno 2016, quindi le aziende interessate dovranno, 2017, aziende interessate dovranno eh, ovviamente predisporre un progetto imprenditoriale che ovviamente sarà valutato da un'apposita un commissione. Eh, questo l'iter per quanto riguarda la presentazione del, delle domande, la successiva fase di valutazione che eh, sancirà ovviamente l'esito del, delle stesse. E eh certo, poi si aprirà la seconda. Fase quando le singole domande saranno al baglio, come ricordava lei, dell'apposita eh, commissione. Certo, ehm, io tornerei sulla prima fase Gian Andrea che non è da trascurare perché eh, si, bisogna sì chiedere soldi, si può sì beneficiare di questa opportunità che arriva dal bando per le aree di crisi non complesse, però c'è una fase dedicata alla progettualità e credo che il lavoro per tutte le imprese si concentra proprio in quell'ambito. No? nel presentare progetto? Eh, assolutamente sì, perché diciamo esperienza insegna che quando il progetto non è presentato in maniera precisa e corretta eh, ovviamente diciamo, la commissione di valutazione tenderà ad escludere il progetto, di conseguenza il connubio tra professionisti ed imprenditori è fondamentale perché il, professionista, il ruolo del professionista è quello di calare all'interno del, diciamo, del business plan quello che è l'idea che, eh, che è nella mente del, eh, dell'imprenditore. Eh, da quello che noi stiamo mh, vedendo c'è tanta voglia di innovare da parte delle imprese locali del nostro territorio, anche perché eh, capiscono... Eh, che solamente innovando e rinnovando possono vincere questa situazione di stallo che attanaia la Valle Piligna ma non solo la Valle Piligna. Di conseguenza ehm, eh, vediamo voglia di tornare ad investire eh, cercando di eh, innalzare la qualità di produzione e eh, di processo all'interno del, delle unità locali situate nel nostro territorio. Volevo però eh, fare un riferimento al sistema locale del lavoro eh, che. Eh, diciamo, è oggetto di finanziamento, perché quando parliamo di Valle Perigna come destinatario di questi finanziamenti parliamo di Valle Perigna allargata, tant'è che i comuni diciamo, che vengono finanziati sono Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo Cocullo, Copullo, Corpinio, Gaiano Aterno, Goriano Sicco, L'Intro Molina Terno, Ofena, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Prato la Peligna, Prezza, Raiano. Rocca Pia, Rocca Casale, Scanno, Secinaro, Sulmona, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Lago, Vittorito, Bussi sul Tirino e Popoli. Questi sono diciamo, i comuni che rientrano all'interno del sistema locale del, del lavoro eh, de, della Valle Peligna, destinatario, come diceva eh, Andrea, di 1.650.000 euro. Complessivamente per le aree di crisi non complesse sono stati stanziati circa 16 milioni di euro. Ripeto, è un'opportunità che la regione eh, vuole destinare per questi territori riconosciuti aree di crisi, riconosciuti territori in difficoltà e sta alle imprese eh, cercare ovviamente di mettere su progetti propositivi per rilanciare le proprie attività produttive. 29 comuni li ha elencati poco fa il eh, Valerio Gianandrea. 29 comuni, mm, avvocato, non sono pochi, quindi vuol dire che qui abbiamo un bando davvero a 360 gradi sul territorio, sul Pelino, cioè sull'area di crisi non complessa che non è sul Mona, ma tutte le singole municipalità collegate al capoluogo Peligno che certamente poi recita. Un, un ruolo di eh, capofila. Ecco, an tornando ancora sull'aspetto giuridico che non si può trascurare. Quali sono i requisiti di ammissibilità? Sì, dunque. Allora, i requisiti di ammissibilità sono quelli indicati nel, nel bando, eh, il quale è rivolto alle micro, piccole eh, e medie imprese ricadenti nelle aree appena, appena elencate. Eh, ovviamente le eh, imprese devono essere eh, già attive, quindi già costituite, già iscritte nel, nel registro delle imprese, con codice ateco primario tra quelli elencati eh, tra gli allegati pubblicati unitamente al bando stesso. Eh, è concessa la possibilità di partecipazione anche alle nuove imprese anche se inattive purché ovviamente siano state già iscritte nel registro delle imprese alla data di pubblicazione del, del bando eh, sono richiesti ulteriori requisiti eh, per la partecipazione al, al, alla domanda di finanziamento eh, requisiti più o meno stringenti che ovviamente sono stati indicati dal bando in realtà eh, quello che abbiamo visto è che eh, nel, nel corso degli anni eh, i progetti che eh, venivano costruiti in eh, maniera aderente al, al bando stesso avevano una maggiore probabilità eh, di, essere, di essere accolti. Per cui è fondamentale, come eh, poc'anzi ha accennato il dottor Gian D'Andrea, eh, riuscire a eh, riportare in termini eh, tecnici l'idea importante per consentire all'impresa stessa di accedere al finanziamento e far ripartire il business dell'azienda stessa e cercare insomma di rilanciare il tessuto economico della zona interessata dall'investimento. Allora, dall'avvocato che ha chiarito i requisiti di ammissibilità. Al commercialista, noi abbiamo scelto due figure professionali, che peraltro poi parleremo anche di questa associazione sviluppo impresa consulting che si occupa di guidare gli utenti e le imprese a cedere alle opportunità di finanziamento. Io con Gian Andrea ora vorrei capire le spese ammissibili. Sì, come diciamo, dicevo precedentemente, è un bando che differentemente dalle mh, dei, le precedenti dai precedenti finanziamenti, eh, vuole atteso alla um, Diciamo all'innovazione tecnologica, di processo e soprattutto di marketing, tant'è che infatti lo possiamo vedere da subito non tanto dalle spese ammissibili ma quanto dalle spese non ammesse tant'è che purtroppo la regione hanno dec ha deciso di escludere dalle spese ammissibili le spese destinate all'arredamento eh, che molto spesso venivano inclusi nei precedenti bandi sono esclusi anche mezzi targati ma nello stesso momento sono in incluse tra le spese ammissibili eh, tante, eh, tante tipologie di investimento innanzitutto le spese eh, edili per chi vuole rinnovare da un punto di vista Punto di vista edilizio, il proprio, la propria unità eh, locale, il proprio sito produttivo e soprattutto con una eh, diciamo, percentuale che arriva al 30% dell'investimento complessivo eh, destinato al, al miglioramento antisismico, o meglio, eh, miglioramento barra adeguamento antisismico, perché per la prima volta la Regione giustamente ha voluto inserire una categoria di spesa molto importante per il nostro territorio, perché visto e considerata il territorio in cui viviamo che è eh, sismicamente attivo, ha voluto, ha cercato di incentivare gli imprenditori a cominciare ad investire nell'adeguamento nell e nel miglioramento sismico. Tant'è che infatti si richiede un miglioramento pari al 15% tra lo stato eh, diciamo attuale e lo stato futuro eh, post investimento. Poi eh, tra, le, tra le spese ammissibili troviamo anche gli impianti macchinari attrezzature e software che sono essenzialmente impianti macchinari eh, innovativi che danno appunto innovazione al processo di produzione. E all'innovazione di prodotto e di processo. E in più abbiamo anche le consulenze, che sono oltre a quelle di uh, gestione dell'investimento, anche quelle uh, di direzione lavori per quanto riguarda gli investimenti destinati anche alla mh, progettazione di uh, ristrutturazione, di adeguamento e di miglioramento sismico. Diciamo che quindi è un bando che a 360 gradi copre uh, la stragrande mh, grande, mh, diciamo, categoria di spese. Che può, che può un imprenditore eh, sostenere e eh, di conseguenza investire nella propria attività produttiva. Avvocato, siamo di fronte a due facce della stessa medaglia perché io direi che da questo bando per le aree di crisi non complesse c'è un'opportunità per le singole imprese, ovviamente che vi accedono seguendo le spese ammissibili, tenendo conto di quelli non ammissibili requisiti che lei poc'anzi ha menzionato. Ma la grande opportunità è anche per il territorio se noi andiamo a calare questo bando nell'attualità. Ecco, in un tempo dove torna eh, sotto la lente di ingrandimento, la prevenzione sismica, ad esempio, eh, la progettualità, i progetti che verranno fuori, saranno ritenuti validi da questo bando, inevitabilmente poi produrranno delle ricadute per il territorio. Quindi io vorrei capire se c'è un limite per i progetti da presentare o invece poi. Eh, il limite è solo il 28 giugno come data e sarà poi la Commissione no? a bagliare e a decidere. Sì, sarà la Commissione a vagliare e decidere. Il limite è ovviamente quello della scadenza delle presentazioni delle domande eh, e ovviamente delle risorse messe a disposizione. Per cui eh, una volta che la Commissione avrà eh, esaurito eh, le risorse disponibili eh, sulla base delle domande ritenute eh, meritevoli di accoglimento, eh, verrà preclusa ovviamente la possibilità alle altre aziende. Con considerate ammissibili eh, ma eh, non eh, finanziabili, di, di non poter accedere al, alle risorse salvo poi eventuali adeguamenti delle gradatorie. Eh, è vero quello che eh, è stato poco anzi detto: eh, l'intero bando, le intere risorse messe a disposizione, eh, creano un sistema per tutta l'area la, alle quali sono destinate, eh, e quindi possiamo vedere che ci sarà sicuramente una ricaduta positiva in termini di aumento della competitività delle imprese e dell'intero tessuto economico e sociale del, della regione eh, Abruzzo. Non so se c'è la possibilità di scorrere la gradatoria, mettiamo il caso arrivassero altri fondi, prevista questa... Eh sì, assolutamente sì, tant'è che infatti all'interno del bando è esplicitato anche che qualora si... Eh, generassero delle economie anche dalle, rispetto agli eh, finanzia altri finanziamenti destinati agli altri sistemi locali del lavoro, eh, queste economie saranno dirottate lì dove c'è eh, fabbisogno e necessità eh, di ulteriori finanziamenti per lo scorrimento del degradatore Quindi è indicato già all'interno del bando perché complessivamente sono 16 milioni di euro che dopo devono essere tutti spesi e destinati alle im all imprese che sono situate all'interno dei sistemi locali del lavoro. Quindi lì dove ci sono delle eh, economicità, queste economicità assolutamente eh, vanno utilizzate sotto tutti i punti di vista. Va bene, io non vogliamo annoiare troppo chi ci segue da casa, ma era necessario dare l'istruzione per l'uso, il bademecum, eh, per questo bando eh, per le aree di crisi non complesse. Io ne approfitterei proprio in chiusura all'epilogo di questa trasmissione per tracciare il bilancio un po' avvocato di questa associazione che sta guidando le singole imprese. Sì, noi siamo partiti nel fine 2014, inizio 2015, eh, con la consapevolezza che le sinergie tra eh, imprese e professionisti eh, costituissero il fattore premiante per eh, un rilancio del, dell'economia. Ed è un, una consapevolezza che ha avuto soltanto conferme nel corso del, del, degli ultimi anni, perché eh, effettivamente abbiamo potuto testare che. E, eh, soltanto nel caso in cui eh, professionisti e imprese riescono a eh, collaborare in maniera sinergica eh, il risultato che, che viene fuori è un risultato estremamente positivo perché eh, ovviamente eh, c'è un, un beneficio in termini di mh, eh, aumento del, del, della produttività e soprattutto eh, è possibile ottenere il vantaggio di Vedere ammesse le proprie domande che successivamente vengono, vengono presentate. Quindi è un'associazione che si occupa di eh, innanzitutto informare le imprese di tutte queste opportunità e assisterle in tutte le fasi che vanno dalla presentazione della domanda progettuale fino alla rendicontazione della stessa. Ultimissima domanda a Gian Andrea sulla stessa lunghezza d'onda, perché anche con il mezzo televisivo voi assolvete a questo ruolo di informare le imprese, lo stiamo facendo anche questa sera. Quali sono i feedback che avete ottenuto, soprattutto se c'è voglia di fare su questo territorio? Sì, come dicevo anzi, eh, diciamo i feedback che in questi primi giorni calcoli che il uh, bando è uscito il, uh, il 12 e dal 15 già è disponibile il uh, sistema online per la presentazione delle domande. I feedback sono positivi perché eh, c'è voglia di tornare a investire nella, nella nost nel nostro territorio, perché come dicevo prima, senza investimenti l'azienda molto spesso è destinata a morire. Però io volevo agganciarmi al ragionamento che faceva l'Avvocato D'Antono. Giustamente il connubio tra professionisti e imprese è fondamentale perché eh, il professionista, il bravo professionista è colui che ti segue in tutta la fase, dalla fase della preparazione della domanda alla fase della rendicontazione eh, cercando di inserire tutti gli allegati, tutti i documenti che sono estremamente necessari per far sì che il finanziamento vada a buon fine. Ma eh, è essenziale anche che eh, oltre al professionista e all'impresa ci deve essere una eh, partnership del sistema bancario perché senza eh, gli istituti di credito che supportano eh, gli investimenti che l'imprenditore eh, eh, vuole fare eh, diciamo, l'imprenditore si trova con l'idea ma senza le disponibilità finanziarie atte a fare tali investimenti. Quindi io l'appello più importante lo lancio sia agli imprenditori a Affinché ovviamente si eh, diciamo, dotino di consulenti eh, che siano specializzati nella predisposizione di pratiche bandi per partecipare a questo, come a tanti altri bandi che usciranno sia europei, sia eh, ministeriali, sia regionali, eh, come noi abbiamo fino ad oggi gestito, ma dall'altro canto un appello va a tutti gli istituti di credito affinché si mettano anche una mano sulla coscienza cercando di riaprire i rubinetti del credito e cercando di sostenere anche le imprese start up che molto spesso sono dotate di poche garanzie ma che vogliono eh, diciamo, investire perché hanno un'idea eh, importante nella loro mente. Quindi eh, diciamo, un in bocca al lupo a tutti coloro che vogliono di, eh, partecipare a questo bando ma soprattutto un invito eh, a a tutti, in particolar modo agli istituti di credito, a sostenere eh, chiunque voglia investire in questo territorio. Bene, uno, mi ha tolto le parole di bocca perché era un appello quasi necessario, c'è cioè sempre questo senso di soffocamento no, per le piccole e medie imprese del territorio sul, sul mercato. Questo è indubbio e è, in dubbio, è una, una constatazione che è bene rilevare. Noi rincontreremo il dottor Valerio Gianandrea e Francesco D'Antuono. Per il bando Fare Centro nelle prossime settimane. e Per questa sera, grazie a Valerio Gianandrea. Eh, grazie a voi tutti per ovviamente il messaggio che, che ci fate lanciare. E grazie anche a Francesco D'Antuono. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie anche al nostro pubblico e l'appuntamento con la rubrica sociale per la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. buona Buonasera a tutti.